Prima di dare la parola all'oratore, volevo ricordare due cose su questa iniziativa, che è fatta di un certo numero di conferenze dedicate alla chimica e alla società, e con un titolo, un intreccio secolare indissolubile, che è intesa a dimostrare o a cercare di dimostrare come l'importanza della chimica nello sviluppo, nell'industria, nei rapporti culturali, nei rapporti militari, nei rapporti di potenza, sia stato di un'importanza enorme negli ultimi due secoli e ancora adesso gioca un ruolo molto grande. E così c'è stata una prima conferenza dedicata, diciamo, al passaggio dall'alchimia alla chimica, poi una seconda dedicata alla chimica dei colori, nell'arte, e poi una terza dedicata ai processi industriali, chimica nei processi industriali e nei rapporti fra le nazioni, una quarta dedicata a polimeri, elastomeri, gomma, e le sostanze essenziali nella vita moderna, e adesso con quella di oggi noi arriviamo ad una conferenza che è tenuta dal professor Cravotto, di cui dirò fra poco, e che è dedicata alla chimica in medicina, e e ce ne sarà alla fine un'ultima dedicata ai nanomateriali. E questo, come lo vedete qui dalla locandina, non dico che abbiamo coperto tutte le aree, la chimica è estremamente vasta, però insomma crediamo di aver dato un'idea della forza di questa, diciamo, disciplina. Prima di dare la parola a Giancarlo Cravotto, volevo parlare due minuti che la chimica ha dato dei contributi alla farmacologia non indifferente già nei secoli precedenti. Anzi, direi che la chimica è nata più come chimica farmacologica che altro. Comunque, io volevo solo ricordare alcuni personaggi piemontesi. Uno è Michele Peirone, che è nato a Mondovì, medico, si è laureato in medicina, la laurea in chimica non c'era allora, nato nel 1933, dai laboratori, si interessa di chimica, va nei laboratori di due grandi, Dumas e Liebig, e lì sintetizza una molecola che si chiamò allora sale di Peirone, ma che in realtà è il cisplatino. Viene pubblicata a suo solo nome, su una rivista prestigiosa, ma questa scoperta, questo composto di cui lui stabilisce la stechiometria, è una curiosità scientifica, che poi la struttura viene chiarita da Werner più tardi. Per un secolo dorme lì, quando nel 1960 negli Stati Uniti Rosenberg scopre che questo composto ha un effetto per inibire la crescita dell'Escherichia coli. È di enorme importanza, perché vuol dire che interferisce con meccanismi molto profondi della duplicazione e si apre un mondo. Questo viene poi, si stabilisce che è un antitumorale, e nell'86, quindi una grande azienda inglese, la Bristol Myers, lo mette in commercio ora è prodotto insieme ad altri due antitumorali, e adesso è prodotto in 11 società, in molte nazioni, perché è scaduto il brevetto, e comunque nel 96 aveva un fatturato di 500 milioni di dollari nel 96. Immaginate, ecco, questo è ancora un componente essenziale. Una scoperta è del tutto casuale, la curiosità chimica, allora andava di moda cominciare a capire la chimica del platino, ed è nato questo, e poi nacque lo saliplatino, altri due composti che fanno parte del normale corredo di antitumorali presenti in qualunque ospedale. Un altro è Sobrero, anche lui, più o meno dello stesso periodo, anche lui, come Peirone, va da Dumas e da Liebig, torna a Torino e lavora
all'arsenale militare, mi pare, scopre la nitroglicerina, tutti sapete che cos'è, che poi Nobel renderà un po' inoffensiva, diciamo, maneggiabile come dinamite, e da lì fece una quantità di soldi sterminata, tant'è vero che si danno ancora i primi Nobel, anche abbondanti, con i soldi guadagnati allora. Però dal punto di vista farmacologico già si erano accorti che aveva effetti farmacologici, anche lo stesso scagno Sobrero gli faceva venire un gran mal di testa solo i vapori di nitroglicerina, però è un farmaco fondamentale ancora adesso nell'angina pectoris e nella sindrome alchemica. È ancora in uso, assolutamente, è un farmaco importante, e anche qui devo dire che certamente per Sobrero non si immaginava di fare qualcosa di utile dal punto di vista farmacologico. Anzi, forse non sapeva neanche bene che faceva un esplosivo, ma comunque quando i chimici fanno milioni di molecole, alcune esplodono, altre sono dei farmaci, altri non servono a niente o poco, però di fatto è così. Un'altra cosa che invece la storia di Raffaele Piria è un po' diversa. Tra l'altro, quando Peirone tornò a Torino voleva andare in cattedra, ma in realtà ci andrò Raffaele Piria. Piria era molto noto, che ha fatto molte cose nel Risorgimento, però in sostanza bisogna andare indietro, perché qui è un classico passaggio tra quello che si conosceva per abitudine. Già si sapeva che l'estratto della corteccia di salice curava. Ippocrate ne dà notizia, ma in realtà si sa che lo conoscevano gli egizi, ma anche gli indiani d'America lo conoscevano. Quindi questo libera la salicina, libera l'acido salicilico, e l'acido salicilico viene isolato da Piria per la prima volta. L'acido salicilico, insomma, un po' acido da inghiottire, il fambuco nello stomaco, però era parente della salicina e naturalmente attrae l'interesse della Bayer. Felix Hoffmann passa dall'acido salicilico, che è quello prima, passa a un'esterificazione, che è la seconda, e nasce l'aspirina. E l'aspirina è oggi ancora uno dei farmaci più venduti in assoluto nel mondo, e bisogna dire che ha fatto la forza della Bayer e della chimica tedesca, perché nascono a quel tempo i barbiturici, tutta una serie di cose che hanno fatto della Germania non solo forte dal punto di vista metallurgico, ma molto forte dal punto di vista chimico e farmacologico. Ecco, detto questo, era per l'Ottocento, io spero di poter introdurre in questo modo. Allora, il nostro oratore è Giancarlo Cravotto, ha due lauree in farmacia e chimica, è stato all'estero come tutti noi, lui in particolare all'Università di Berlino, ha fatto una cosa che pochi di noi fanno, è quello di avere dell'esperienza presso l'industria chimica, che è molto importante per i chimici, perché largamente la chimica è una scienza applicata, se vogliamo. E quindi ha passato del tempo alla Chemat, alla Farmitalia, alla Carlo Erba e così via. Queste sono cose che contano molto. Ha poi svolto la sua carriera qui a Torino, e dal 2006 è in cattedra di chimica organica, e direi è un multidirettore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie del Farmaco, molti articoli, 350, quindi massiccia, alto indice, molte citazioni, molti libri scientifici, autore di molti capitoli di libri, 18 brevetti, insomma. I brevetti dicono che i piedi sono anche per terra, in qualche modo, è molto importante. L'attività di ricerca è la sintesi di molecole biologicamente attive e materiali speciali mediante tecniche a basso impatto ambientale. Ora, poi molti progetti europei,
editore di molte riviste, Ultrasonic Sonochemistry, Green Processes and Synthesis, Molecules, eccetera. È stato presidente della European Society of Sonochemistry e da ultimo anche, proprio quest'anno, è vincitore del premio della ricerca del 2018 della Società Chimica Italiana. Io direi che tutto sommato è un curriculum assai degno di nota. Io adesso darei la parola a Giancarlo, che io non conoscevo. Grazie. Mi metto di qua. Vediamo se funziona. Per me ovviamente è un onore essere presentato da Adriano Zecchina, che ha qualche anno più di me, però è una vitalità, è una... veramente un vulcano tuttora, anche se da qualche anno non è più in servizio, ma quando io ero un giovane ricercatore, insomma, il professor Zecchina era il professor Zecchina, insomma, quindi ha creato tantissimo nell'Università di Torino. Titolo che ha accennato il professor Zecchina, e innanzitutto direi che bisogna spendere due parole su questo luogo che segna la storia di Torino e la storia della scienza torinese, e in particolare forse si vedono meglio qua sotto questi tre fondatori, e di fronte, sul lato opposto, c'è proprio Veritas e Utilitas, i simboli, e in mezzo il simbolo sabaudo della verità e dell'utilità della scienza, con un ritorno anche dal punto di vista politico, economico e sociale. Abbiamo ovviamente un medico, Cigna di Mondovì, il conte di Saluzzo, che forse ha avuto un ruolo più importante in questa idea di fondare questa società da un primo tempo privata e poi riconosciuta a tutti i livelli, e poi Lagrange, che spese molto tempo all'estero, un matematico noto, è stato a Berlino, è stato a Parigi, parecchio. Ecco, qui altre due immagini, sono grato a mio fratello, che è alla Biblioteca Peterson, responsabile della biblioteca, ha trovato alcune foto, specie quelle successive, una penso molto rara, che del nostro conte di Saluzzo, che investe, diciamo, di chimico. E qui c'è una descrizione, Lagrange, che riceve questa lettera. Lui era a Berlino, quindi ha girato un po', era uno scienziato ovviamente cosmopolita, ha girato varie università. Questo è lo scritto invece di Icilio Guareschi, che è importante per, diciamo, per il nostro dipartimento, perché è quello che ha fondato proprio quello che è la struttura e il corso di laurea. E diceva che fu un splendido ornamento del nostro paese, che ampliata, parlava ovviamente i tre fondatori di quella società di scienze, che fu di splendido ornamento per il nostro paese, che ampliata e riformata tuttora gode, dopo più di un secolo, qui siamo a fine 800, inizio 900, di non usurpata fama. Essa tenne le sue sedute nella casa del fondatore stesso, quindi il conte Angelo Saluzzo apre le sue porte di casa, quindi ci ha messo anche i quattrini, lo spazio, perché ci credeva. E poi bellissimo, dice, ben scrisse dei suoi primordi distinto biografo, il nostro chimico, ovviamente il Saluzzo, qui si ritenevano con diligenza somma gli esperimenti degli uni e si rileggevano i compiti degli altri, qui si cimentavano gli uni con gli altri, in sostanza grandi cervelli, grandi ricercatori. E questa è l'immagine che appunto ha trovato Federico Cravotto, il conte di Angelo Saluzzo, in questo suo esperimento, che poi vennero raccolti, pubblicati, e si superò un po' questo gap tra dell'isolamento degli scienziati e quindi rendere pubblici quello che è il Veritas,
questo è un dettaglio della sua attrezzatura. Lui ha avuto anche una vita militare, una vita importante dal punto di vista anche dello studio degli esplosivi, e alcune immagini dei suoi esperimenti. Fin dall'inizio di questa presentazione, che vuole un po' raccontare anche successi e insuccessi, perché ovviamente spesso si tende a raccontare solo i successi, spesso ci sono degli insuccessi che servono a non ripetere gli stessi errori, così come le false pubblicità, cioè facciamo un po' un escluso di cose che tutti probabilmente abbiamo sentito, ma magari non sempre visto in maniera così critica. Innanzitutto, nell'epoca di internet, mi diceva la signora prima che la visualizzazione su internet, su YouTube, di queste conferenze è incredibilmente alta. Ciò vuol dire che il mezzo di comunicazione, ovviamente onorato della vostra presenza in sala, ma i veri followers sono quelli che poi... E siccome queste conferenze, insomma, durano 40 minuti, 45, la visualizzazione non è di pochi secondi, quindi vuol dire che destano interesse e motivazione. La scienza si comunica con numeri. Purtroppo oggi su internet troviamo queste comiche, no, di questi pseudoscienziati che ovviamente fanno una comunicazione di parole e non di numeri. La scienza si comunica con i numeri e solo con i numeri. Quindi io credo nei numeri, così come credeva nei numeri quest'altro chimico importante della nostra città, Amedeo Avogadro, che venne anche perdonato. Questo faceva anche il rivoluzionario. E allora, per non disonorarlo, non l'avevano cacciato, ma l'avevano messo in sabbatico forzato perché si potesse riposare. Poi l'avevano riabilitato in fretta e riottenne di nuovo la cattedra, che al tempo era di fisica, la chimica ancora, non, o coi medici o coi fisici, e quindi insegnò ancora all'Università di Torino per altri 20 anni. E qui ci sono i suoi numeri precisi, e che tuttora, il numero di Avogadro, la mole, cioè, ovviamente vedete tutte queste diverse sostanze in base al... Ovviamente una mole di tutte queste sostanze ha lo stesso numero di molecole, e così il volume del gas, per quel che riguarda i gas. Ovviamente il volume di Avogadro è noto agli studenti di chimica fin dai primordi. Quindi anche qui vedete: numbers speak louder than words. I numeri hanno un impatto, le parole vanno e vengono, poi è sempre difficile capire se uno dice la verità o il falso, ma sui numeri non c'è margine di... Io credo nei dati epidemiologici, perché sono numeri, quindi uno può essere ovviamente colpito. Per esempio, una delle attualità più stringenti è che in Italia, è dal sito del Ministero della Salute, vi sono oltre 1 milione di pazienti affetti da demenza e 600.000 soffrono di Alzheimer. Abbiamo dei medici in sala che ovviamente conoscono bene questa realtà. E ciò coinvolge circa 3 milioni di persone, direttamente o indirettamente, all'assistenza di queste, dei loro cari o delle strutture preposte. Questi sono numeri importanti, in un momento in cui tutte le grandi aziende farmaceutiche hanno praticamente abbandonato gli studi sull'Alzheimer, perché dopo 10 anni i risultati, ahimè, sono poco più di zero. E quindi adesso si sono spostati sull'autismo, perché colpisce i bambini, quindi c'è la possibilità di avere, insomma, dal punto di vista del business, delle direttive delle aziende, quando gli insuccessi sono così, quindi serve uno sforzo, una ricerca di base di nuovo sull'Alzheimer, perché i numeri aumentano, perché l'età aumenta, e lo vedremo anche dopo, in un secolo abbiamo raddoppiato l'aspettativa di vita. E poi ci sono i vaccini. Qui io non entro assolutamente, io non sono un medico, quindi vax, no vax, non mi interessa, ma io guardo solo i numeri. E allora, quando mi si dice questa buffa del mercurio e altri metalli pesanti nei vaccini, chiaramente bisogna vedere, vediamo queste analisi. Già nell'86, quindi torniamo indietro, un survey sulle concentrazioni dei metalli nei vaccini, o di allergeni o di altre tossine varie, risultava che the metal concentration found in the majority of these products were very low or undetectable.
questo era un survey della letteratura che aveva raccolto già nell'86. Poi, andando avanti, chiaramente con la tecnologia, cosa è successo? Che all'inizio si usava il tiomersal, che era un conservante in quantità piccolissime per conservare il vaccino. E allora c'era indubbiamente tracce di mercurio, era una molecola attiva, ma già dal 2000 è stata abbandonata. Quindi questo retaggio che nei vaccini ci sono i metalli pesanti, come in tutti gli altri, non ci sono metalli pesanti. Cioè il mercurio si trova ovunque, l'arsenico si trova ovunque, altri farmaci ne parleremo dopo, parleremo anche di altri. Cioè, quindi nel senso a quelle dosi, non esistono ovviamente dosi misurabili e quindi i numeri non lo sostengono. Ahimè, siamo in un mondo in cui c'è indubbiamente molta informazione, ma anche molta disinformazione, voluta, non voluta, nel senso in buona fede o in cattiva fede. Ci sono anche degli ideologismi che portano a certe scelte, a certe posizioni, ma che non sono basate dai numeri, e torno sempre ai numeri. Per cui, vabbè, qui è chiaro, per ruolo del bugiardo ci mettono sempre il politico, quindi è chiaro il politician misinformation. Dalla chimica dall'alchimia alla chimica, insomma, i chimici hanno indubbiamente, studiando la storia, un ruolo nobile nella società, velocemente. Purtroppo, negli anni, cioè nell'ultimo secolo, nel secolo scorso, grandi incidenti, grandi esplosioni, queste in Germania a Oppauer, questo impianto esplose, questo impianto di ammonio nitrato, e fece questo cratere come quello di un meteorite, largo 120 metri, profondo 19, quindi immaginate che esplosione. E così vi furono altri errori, e quindi i giornali, insomma, è maturata nel secolo scorso la sensazione che la chimica fosse un vero pericolo. L'Italia ha vissuto Seveso, indubbiamente anche questo è stato una catastrofe, e non parliamo poi di Bhopal, che ovviamente è stata ancora più devastante. E poi arriviamo all'inquinamento, e l'inquinamento è colpa della chimica, non all'uso, alla gestione errata dei rifiuti, ma al chimico, quindi questo assolutamente no. E allora vediamo quali erano le condizioni di vita all'inizio del secolo scorso, vediamo quali sono le condizioni di vita adesso, anche 50, dopo la Seconda Guerra Mondiale. C'è stato un cambio sulla qualità della vita enorme, grazie anche ai polimeri che Natta sviluppò, e il Moplen ha cambiato la vita di molte massaie e comunque la vita di noi tutti, poi in tutte le altre applicazioni. Quindi, tornando alla chimica, spesso la chimica, anche fra così gli studenti delle scuole superiori, spesso è un po' un qualche cosa di difficile, di monotono, questo gesso bianco che ancora usiamo, ma insomma insieme anche altri mezzi di comunicazione. È anche vero che noi chimici, se noi chimici organici, usiamo molte reazioni vecchie, molto vecchie, ma che funzionano molto bene. Quindi la mania di dover per forza cambiare, cioè, bisogna selezionare e migliorare, cioè, ma la storia ci insegna che molte di queste reazioni hanno una lunga storia, ma tuttora con metodi diversi sono utilizzati. C'è ancora l'uso di tecniche molto convenzionali, vedremo più avanti che adesso la tecnologia ha fatto passi da gigante e le cose stanno cambiando. E poi c'è un altro aspetto. Adesso nell'era dei social media, la scienza ha bisogno anche Nature scrive the wow effect, non gli americani wow, oh. E quindi questo incredibilmente è un motore per il funding, per le risorse, no? Quindi, perché poi ne parlano i giornali, poi ne parlano, e il wow effect, pensiamo alla biologia, no? La scienza per la vita, ma io, cioè, credo nella biologia, non è che voglia, ma è che per il biologo è tutto positivo. Quindi questa familiarità con le creature viventi, con tutte le ricerche mediche, merito principalmente dei biologi, questa conoscenza del DNA e quindi tutta la genetica e i risultati incredibili che ha portato. E quindi to bring the crowds, quindi porta le folle, no, a questa corte della biologia. La fisica, l'high energy physics e la cosmologia, no? Guardate come i giornali, e anche il Scientific American, ma i giornali, anche la stampa o altri giornali, the God particle, cioè il bosone di Higgs,
considerato come la particella di Dio, ma anche allora una nostra molecola, un nostro atomo, cioè, comunque c'è questa tendenza, no? E invece se voi cercate il wow effect per la chimica, ahimè, trovate una banalità incredibile, che è quella di mettere il Mentos nella Coca-Cola per fare l'esplosione. E quindi trovate centinaia di film in cui si vede che il Mentos fa saltare. E quindi questo è il wow effect della chimica. Non vogliamo essere santificati, ma probabilmente, insomma, almeno sederci tutti attorno allo stesso tavolo. Torniamo indietro nella storia. Come nella presentazione che aveva fatto anche Adriano Zecchina, torniamo indietro, vediamo le grandi civiltà nascono, ci sono dei grandi fiumi dove anche le condizioni, oltre ad avere dei campi irrigati, delle condizioni igieniche migliori. La chimica nella medicina ha fatto più il sapone nella medicina che qualsiasi altro farmaco in termini di prevenzione, perché le condizioni igieniche hanno determinato, le pessime condizioni igieniche, dei danni devastanti. In quel millennio buio del Medioevo, e peste bubbonica e ogni tipo di pestilenza, ovviamente legata alle cattive condizioni. E questo è il primo chimico documentato nella storia, donna, una grande donna, un chimico, la Taputi, in Mesopotamia, Babilonia, che aveva una posizione di assoluto rilievo nella corte, e ci ovviamente gestiva tutta la parte dei fiori, delle piante aromatiche, gestiva per fare profumi, ma per fare anche unguenti, medicamenti. Questo, aveva una collaboratrice, questa Nili, anche donna, quindi le due donne chimico più rilevanti, insomma, nell'antichità. Quindi nel secolo l'uso del sapone ha indubbiamente ridotto, e tuttora, insomma, nelle pubblicità, in tutti gli ospedali, in qualsiasi cosa, cioè, insomma, lavatevi le mani, questa è la prima cosa, proprio prima ancora di arrivare alla terapia. E quindi negli anni in cui questo non succedeva, queste sono periodi medievali, la peste nera del 300, sono state devastanti le conseguenze. Cos'è il sapone? Il sapone ovviamente è un sale sodico di un acido grasso, sodico in genere, sale sodico, insomma. E i saponi, qui c'è il classico sapone di Marsiglia, poi hanno avuto molti altri additivi che avevano indicazioni mediche o terapeutiche specifiche, e quindi il sapone allo zolfo, il sapone antiacne con tutta una serie di altri prodotti, e così via dicendo, con vitamine e quant'altro. Quindi il ruolo sempre più vicino alla medicina. E poi, vabbè, è chiaro, è stato negli anni 60-70, ovviamente, tutta la grande chimica, la Henkel, le grandi aziende che hanno prodotto ovviamente ogni tipo di detersivo, eccetera. Cosa succede oggi? Oggi, dopo un passato così glorioso, noi abbiamo solo più prodotti che sono sapone, non sapone. Se non è sapone, non chiamiamolo sapone. Invece adesso nella pubblicità e nei prodotti trovate, vedete, sapone, non sapone, sapone, non sapone, non sapone. E oltre al non sapone, poi comincia il discorso, per comunicare in maniera diversa, questa è l'acqua micellare, e acqua e sapone disciolto. E però la chiamiamo acqua micellare. È tutta un'altra cosa. Se ti devo vendere a un certo prezzo, se ti dico acqua e sapone, che me la faccio io l'acqua e sapone? No, acqua micellare. Le micelle sono, banalmente, c'è una testa cationica che sta dispersa nell'acqua, e un pendaglio idrofobo che è questo qui, il Cosmesdi vuole questo. Ma ancora più rilevante è questo il meccanismo, ovviamente prende la parte unta, e viene inglobata e viene solubilizzata e portata. Ma adesso siamo nell'era dello zero. Se vuoi vendere, zero su tutto. Quindi compri il nulla. Ma zero, perché si vuole la chimica, ma se ne vuole poca o zero. E allora lo zero è un falso, ideologico anche, perché non è zero. Zero di alcune cose, perché altrimenti avresti il barattolo vuoto e dici ho comprato zero e ho il barattolo vuoto, contento. Mi lavo con l'acqua. Non contengono derivati del petrolio, insomma, tensioattivi, e qui c'è tutta una lunga lista di prodotti, e quindi vedete qui le nuove versioni, Nivea 0%, 0%, 0%, una volta è l'alcol, una volta è l'olio, una volta un'altra roba,
il messaggio pubblicitario, c'è un prodotto che contiene tutti gli altri detergenti che hanno, però il messaggio è zero. Ecco, questo è un prodotto amico perché è zero di chimica. Quanta chimica nei vostri cibi, no? Come dire, la chimica è quella che vi contamina i cibi. No, noi mangiamo bene e viviamo fino a... perché? Perché c'è stato Haber-Bosch, che hanno il metodo Haber-Bosch, che ha messo a punto la sintesi ovviamente dei concimi, i fertilizzanti ammoniacali, e quindi ha fatto un salto di qualità incredibile dal punto di vista. E poi tutta una serie di altri prodotti, però c'è questa cosa, zero. Ancora, e poi quello che riossigena la pelle, no? Cioè c'è l'ossigeno dentro che riossigena la pelle, quindi sono delle bufale. Però sono comunemente in vendita in tutti i prodotti. La cosa peggiore è che si trovano questi... allora, partono queste campagne, e ovviamente il mezzo di comunicazione è quello dei social, del dire attenzione, questo è pericoloso, questo è pericoloso, questo è pericoloso, e quindi ci sono queste campagne che demonizzano certi prodotti. Cosa succede? Che invece di andare a dimostrare che alcuni di questi prodotti non sono poi così pericolosi, alcune volte invece lo sono e vanno tolti o modificati, si parte subito, le aziende vanno a difendersi immediatamente. Quindi invece di dimostrare il contrario, minaccia del sodio lauril solfato, che è uno dei componenti più importanti di questi prodotti, che si ottiene in genere dall'olio di cocco, che contiene tanto acido laurico. Allora, SLS, sodio laurisolfato free, non contiene sodio laurisolfato. E qui honest look, cioè un'onesta valutazione sia del sodio laurisolfato che il sodio laurezolfato, che è un parente, insomma, è tossilato. Andiamo a vedere la letteratura scientifica, e ci dice che, guardiamo solo alla fine per non perdere tempo, ma la percezione che il sodio laurisolfato nel trattamento non rappresenta, is not scientifically supported, cioè che il rischio umano non è supportato, e tutta la parte che dice ovviamente in claim made the country should be regard, e quindi cioè misleading, cioè c'è qualcosa che non va in tutto questo. Immaginate i parabeni che sono dei conservanti, hanno avuto una campagna denigratoria incredibile, no? Sono il pericolo per... non ci sono vere prove scientifiche che siano così, e quindi si mettono altri conservanti, perché nella cosmesi, come in tanti altri prodotti, servono i conservanti che hanno poca... cioè, mentre c'è dei prodotti che hanno una lunga storia dietro, non hanno rappresentato un grande pericolo, altri che hanno una vita più breve, non si sa che pericoli possano riservare. Ma la trovata delle trovate è stata, va bene, non ti metto più, allora faccio un altro prodotto. Anziché isolare l'acido laurico, farne l'alcol e poi il solfato, hanno fatto il sodio coco solfato. Quindi non contiene più il lauril solfato, ma contiene di fatto la miscela di tutti, cioè anziché fare la separazione degli acidi grassi dall'olio di cocco, si mette tutto insieme, si fa il solfato, e quindi rimane, per dire, la miscela del lauril solfato e di tutti gli altri messi insieme, quindi una miscela, quindi esattamente la stessa cosa, però non c'è più, è un altro prodotto, è un trademark che si chiama cocco solfato. E questo è il prodotto commerciale, questo anche per la pulizia della casa, che contiene chiaramente... deriva da tutti questi acidi grassi, non solamente dall'acido laurico, che vedete che è il più importante nell'olio di cocco, ma la miscela di tutti gli altri, quindi esattamente la stessa cosa. Questo è un non sapone, questo è un sale ammonico quaternario, e questi sono i prodotti più comuni, il citrosil, il bialcol, che abbiamo in tutte le case da più di 20 anni. Principio diverso, questo è un disinfettante, pulisce bene la detersione cutanea, eccetera. E poi un prodotto vecchissimo, ma insostituibile. Poi serve il nome commerciale, Amukina, perché dire sodio ipoclorito, chiaramente, però è un prodotto che a seconda delle concentrazioni, qui c'è la scheda tecnica, delle concentrazioni ha, ovviamente, secondo se uno lo usa per lavare la frutta, lavarsi le mani o medicare una ferita, avrà concentrazioni diverse. Questo è un prodotto semplice, a basso costo. Per venderlo un po' di più bisogna chiamarlo Amukina, ma altrimenti un prodotto ovviamente semplicissimo. E poi ovviamente il naturale, questo deve essere, cioè, tutti vogliono solo più il naturale. Questa è una pubblicità di una grande azienda italiana che dice
se è fatto dalla natura è naturale. Questa è una grande scoperta, una grande acquisizione. Se è fatto dall'uomo è artificiale. Ecco, questo avevamo bisogno che ce lo dicesse un'azienda, perché noi non ci saremmo arrivati. Ma per dire che questa azienda ovviamente fa fare tutto dalla natura, quindi allora immagino che abbia licenziato tutti i suoi dipendenti e quindi è tutto fatto dalla natura. Beh, facciamo un confronto tra un prodotto di così. Insomma, penso che qui fra di noi la stragrande maggioranza, insomma, qualche problemino, po' più un po' meno, i nostri medici in sala prescrivono, abbiamo questo perché è il più comune, insomma, prodotto naturale, che è questo riso rosso fermentato per abbassare il colesterolo, specialmente insomma l'LDL. E ovviamente questo lievito, il monascus, che fermenta sul riso e ci dà questi due prodotti. In natura la monacolina K, può essere nelle due forme, è la stessa molecola, solo che qui il lattone è forma lattonica, qui è aperto e abbiamo l'acido carbossilico e ovviamente l'alcol, e qui è ciclizzato, ma insomma sono la forma A e B. Tutti questi prodotti, in particolare l'armolipid, ha fatto fortuna in 15 o 20 anni, insomma ha fatto veramente un grande business. Ma se andiamo a vedere, la lovastatina è esattamente la monacolina, cioè sono la stessa molecola, funziona perché è una statina. Nei prodotti commerciali, come ovviamente integratori, se ne usa massimo 10 mg, ma la struttura è la stessa. Questo in Italia è arrivata più tardi, insomma abbiamo tante altre statine, ma se vogliamo confrontare esattamente quella molecola, questa è la molecola, questo è un generico e questa è la stessa molecola. Quindi gli stessi effetti collaterali che si possono avere con le statine si possono avere ovviamente col riso rosso fermentato. E qui anche noi ovviamente siamo coinvolti in questa cosa. Abbiamo un brevetto internazionale in cui acido ascorbico, però se tu hai l'acido ascorbico naturale lo vendi a tre volte tanto, abbiamo degli esperti qui anche in sala, e allora bisogna fare l'acido ascorbico, cioè la vitamina C, anziché fatta di semisintesi, si parte dagli zuccheri, una semisintesi, bisogna ottenere, e quindi abbiamo trovato un metodo per ottimizzare l'estrazione, l'arricchimento dalla cerola, dal camu camu, da prodotti in natura, da frutti molto ricchi di vitamina C. Avevamo trovato un prunus australiano che era vitamina C pura, acido ascorbico puro, non abbiamo potuto utilizzare perché era un novel food, perché non era mai stato utilizzato, e quindi anche se era solo vitamina C, purtroppo la legislazione ti blocca. Torniamo di nuovo rapidamente indietro nel tempo, e qui il mausoleo di Qin Shi Huang, quindi l'esercito di terracotta. Perché l'esercito di terracotta? Perché bisogna anche dire che i chimici a volte sono stati al servizio anche di pazzoidi, nel senso che il chimico doveva, come tutti i servitori dei grandi imperatori, ottemperare alle richieste. Cosa succede? Che questo imperatore voleva vivere attorniato da fiumi di mercurio. Il mercurio è un liquido, no? Il mercurio. E ovviamente in quella zona abbiamo tantissimo cinabro che viene, poi di fatto si riscaldava, e il mercurio bolle a 357 gradi, per cui da questa bellissima roccia, questa è la reazione chimica, c'è ovviamente la riduzione a mercurio metallico in presenza di ossigeno, e quindi ovviamente l'imperatore aveva questi suoi fiumi, ma veramente la quantità, la contaminazione ancora adesso di mercurio in alcune zone documentate, e lui attorno aveva probabilmente queste piscine di mercurio. E è morto giovane, ovviamente, perché il mercurio, sappiamo bene i rischi. Quindi il chimico ha fatto anche quello, ma immaginiamo anche la distillazione dell'etanolo. L'etanolo ha cambiato drasticamente, più di altri farmaci, anche perché nella disinfezione cutanea e degli oggetti, ovviamente, è stato un grosso passo avanti. E poi lasciamo stare questa parte qui. E poi diciamo che nel Settecento e ancora nell'Ottocento il medico non aveva armi, il medico era esperto di anatomia, anche in termini di fisiologia, eccetera, ma non aveva innanzitutto i mezzi diagnostici, non poteva fare una diagnosi se non la visita medica, e non aveva i medicamenti. Quindi incredibilmente il farmacista e il chimico stavano più su, dice il rimedio, chi te lo dà? Ma mica il medico
mi darà un consiglio, ma alla fine vado dal farmacista o dal chimico. E quindi vedete, si erano messo dei sistemi di fumigazione particolare, ma comunque una ricerca, guardate che attrezzature per fare un aerosol è un po' più complicato dei nostri piccoli aerosol a ultrasuoni che ci facciamo ora. Però era il chimico. Si usavano, esiste ancora adesso, se andate in internet, tornate ancora adesso, l'urinoterapia esiste tuttora, quindi questo di nuovo la dice lunga, ma guardate, l'urinoterapia è anche qualcos'altro che veniva raccolta per certe patologie, non c'era altro, allora proviamo anche quello. Di tutto, ovviamente la storia, l'olio di serpente, eccetera. Questa la trovate ancora a Venezia, quando scendete dal ponte di Rialto trovate la testa d'oro. La teriaca è stata per secoli il medicamento con la M maiuscolo, per oltre 1000 anni, e a Venezia c'era una cerimonia presieduta dal doge per la preparazione di quella che era la più importante, la teriaca d'Andromaco, il vecchio, secondo Galeno. La teriaca conteneva dell'oppio e quantomeno ti toglieva il dolore, e quindi questo sicuramente è il motivo. Ma nasceva come antidoto per i morsi di serpente, e poi è andata avanti con tutto un suo percorso di panacea per tutti i mali. Marco Aurelio assume la teriaca, è documentato storicamente che era l'unico medicamento che poteva. Andiamo avanti, ancora insomma, i nostri chimici hanno fatto tutto ciò che potevano, e adesso alcune cose di come è cambiato l'approccio. Guardate questa pubblicità, due bambini che pubblicizzano un prodotto a base per togliere il mal di denti a base di cocaina. Quindi il bimbo che ti propone la cocaina. E funzionava indubbiamente, insomma, poi dava magari un po' di dipendenza, ma quelle dosi poi smetteva il mal di denti. Torino ha una storia importante per il chinino di Stato. Una fiorente azienda fu fondata a Torino per il bisolfato, ovviamente prima era necessità per curare la malaria di certe zone, poi di fatto ha avuto un seguito, poi un po' come antipiretico, eccetera. Questa è la zona di Torino dove questo farmacista, qui in veste militare, Carlo Martinotti, collaborò per fondare l'azienda. Questa è la zona davanti ai ex Mercati Generali, quindi via Filadelfia, questa zona di Torino Sud. Allora andiamo avanti con questi chimici. Ecco, tutte queste scoperte, cioè, legate molto alla ricerca chimica, hanno cambiato, cioè, in tutti i paesi industrializzati. Guardate l'aspettativa di vita nel 1861, dall'unificazione dell'Italia ad oggi, cioè non c'è paragone. I due picchi delle due grandi conflitti mondiali, la vita si è allungata tantissimo. Guardate le patologie, ovviamente, cosa si cura? Molto bene, chiaramente, malattie infettive, purtroppo è chiaro anche l'invecchiamento, le neoplasie, i problemi cardiovascolari in rosso, queste tendenze, anche la vita più sedentaria, insomma, tutto un insieme di cose. E qui ha già citato Adriano Zecchina alcuni grandi risultati, alcune tappe, come dire, milestone. 1806 l'estrazione della morfina da Sturmer, e quindi negli anni tra il 1820 e il 1850 numerosi farmaci vennero isolati da matrici, ovviamente, molti alcaloidi. Poi l'isolamento della papaverina nel 1848, poi come cade per il cisplatino, solo molti anni dopo si scoprirono le proprietà antispasmodiche. E poi sfruttate. Quindi a volte la scoperta chimica non ha sempre il riscontro farmacologico. Nel 1869 il primo farmaco di sintesi, il cloralidrato, introdotto come sedativo ipnotico, era in farmacopea, ma quando ero studente era ancora in farmacopea, quindi 35 anni fa, adesso ovviamente non c'è più. Fu il primo prodotto di sintesi. E poi seguirono ovviamente nell'Ottocento grandi produzioni, come si è parlato appunto della Bayer, della BASF, la fenacetina, la cetanilide, semplici derivati appunto dell'anilina e del paranitrofenolo, poi l'acido acetilsalicilico, l'aspirina, e così poi i primi barbiturici entrarono anche in farmacopea.
Ovviamente nel nuovo secolo, il secolo scorso, una scoperta chiaramente che cambiò il decorso e quel crollo anche del rischio ovviamente legato alle patologie che sono, si sono... Adesso abbiamo il problema dell'antibiotico resistenza, ma è un altro discorso ancora, ma la scoperta delle penicilline è stata veramente irrilevante. E prima ancora, Ehrlich, nel 1908, il Salvarsan era stato il primo rimedio, questa arsfenamina, il farmaco appunto contro il trypanosoma pallido della sifilide, la prima risposta farmacologica, prima non c'era assolutamente nulla. Vabbè, qui un percorso come dai sulfamidici, qui vediamo il Prontosil, i primi del 1935, poi come un farmaco nasce, poi questa struttura sulfonamidia diventa un altro farmaco e quindi diventa un diuretico, diventa, vediamo qui la furosemide, che ha comunque sempre questa struttura sulfonamidica e avanti, quindi un percorso poi che la chimica e la medicina si scambiano queste informazioni e si prosegue. Proprio a Ferragosto quest'anno si è celebrata la visita di Marie Curie a Lurisia e dalla sua visita si aprirono le fonti di Lurisia. Ma io sono rimasto esterrefatto dalla pubblicità che era nata da questa cosa. Quindi vabbè, l'evento, Marie Curie, ovviamente questa veniva a cercare ovviamente il radon in questa zona che ne è ricca, insomma. La pubblicità è consegnata a Penestra, Lurisia, l'acqua più radioattiva del mondo. E si vendeva perché era chiaramente non era radioattiva, ma si univano queste cose sul fatto che era l'acqua e quindi poi le fonti radioattive di Lurisia, immaginate adesso mettere un claim pubblicitario di questo tipo e quindi cambiarono, c'era poi un sorriso di una mamma che portava non è cambiata l'etichetta, ma eccetera. Ma non solo lì, saponetta radioattiva, cioè è stato un periodo in quel decennio in cui la radioattività, non ancora consci di quello che sarebbe poi anche per Marie Curie, Radio Kremlin, quindi anche questa con radio radioattiva, il cioccolato, i tedeschi sono arrivati a fare il cioccolat, radium, e questo qui, Deutsche Reichspatent, e questo qui che era anche questo pubblicitato come cioccolato radioattivo. Questo è incredibile come... Oggi cosa ci è rimasto? Ci sono rimaste delle cose molto importanti e quindi nella diagnostica i radiofarmaci marcati hanno un'importanza enorme e quindi principalmente il tecnezio e poi insomma comunque anche lo iodio, insomma 123, 131, ma poi per la PET, fluoro 18, il gallio anche, qui abbiamo il tecnezio. Ma adesso non si vede tanto bene, ma specie nel problema dei tumori ossei, ovviamente per monitorare l'andamento, purtroppo l'immagine è così chiara, ma questo è come il fluoro 18 nella PET, nell'imaging, ovviamente non ci sarebbe altro modo di individuare e localizzare. Adesso qui ormai è una situazione drammatica, ma quando si è in una fase iniziale, quindi anche da queste insomma non proprio da queste non conoscenze sono aggiunte molte conoscenze. Vabbè, andiamo avanti velocemente con queste pubblicità, ma anche la birra, le birre est nourrissante, cioè la birra, cioè guardate questa mamma che si beve la birra e questo bimbotto cresce. Quindi anche oggi una pubblicità gli proponi la birra per allattare meglio il tuo bambino e quindi le conoscenze sono andate avanti. E poi l'aspirina e il formitrol, il grande formitrol. E quindi qui c'è da aprire proprio funzionava molto bene, penso che dalla mia età in avanti tutti hanno preso da ragazzo, insomma da ragazza, era il prodotto ovviamente d'elezione. Eccola qua la confezione del formitrol che contiene formaldeide. Ogni pastiglia contiene formaldeide grammi 0,01. Sappiamo bene, la formaldeide è una aldeide molto piccola, molto reattiva e che ovviamente è un cancerogeno, insomma, ben noto, insomma, può causare cancro, ma insomma,
non, se volete, in forma di soluzione acquosa, ovviamente quella che si utilizza per conservare i reperti anatomici. Se noi guardiamo cosa scriveva il Wall Street Journal solamente nel 2003, New Prescription for Drug Maker Update the Plan, dice l'industria farmaceutica, questo nel 2003, siccome faceva comunque grossi utili, nuovi prodotti, eccetera, sta dietro come tecnologia ai produttori di patatine fritte e ai produttori di detergenti per lavanderia. Perché questo? Perché ci sono vari motivi. Perché chiaramente l'industria farmaceutica, quando fa un drug master file e consegna la sintesi, anche se non era efficiente, ma per cambiare il processo di produzione deve cambiare tutta la documentazione al Ministero, all'AIFA, all'EMA. E quindi questi vincoli legislativi a volte rendono l'industria farmaceutica, su questo parlando dei farmaci nuovi. Ovviamente adesso sui generiche è cambiato tutto, bisogna produrre a basso costo e la tecnologia sta andando ovviamente a razzo. Anche i chimici sono resi conto che per certe cose il più stupido dei batteri produce in una giornata più molecole ogni chimico produrre in tutta la vita, quindi sfruttiamoli questi batteri, questi lieviti, e quindi il chimico in maniera intelligente ha sfruttato ovviamente certi, e vedete che può produrre metaboliti primari e poi tutti i metaboliti secondari e anche nell'ambito degli aromi e dei profumi, eccetera. Quindi innovazione a 360 gradi, la chimica si è molto innovata. Io negli anni 90 ero un fan di Elias Corey, che diceva che bisogna seguire ciò che si conosce, la scienza nei metodi tradizionali, ma bisogna enfatizzare l'innovazione e anche persino la speculazione, bisogna trovare nuovi percorsi, e vinse il premio Nobel, siamo stare questi che l'abbiamo già visti, ma, ecco scusate, torno indietro, Nature Chemistry recente che dice la sintesi organica può fornire nuove opportunità per il drug discovery. Tuttavia esordisce dicendo la sintesi organica rimane ancora il collo di bottiglia per la produzione di nuovi farmaci. Perché cosa succede? Gli studi computazionali costruiscono una certa molecola teorica, no? In base magari disegnata in funzione di un certo recettore, di una certa proteina, e ovviamente dicono al chimico, poi alcune volte alcune molecole sono quasi impossibili da sintetizzare, e quindi dice find a way to make it or die trying, cioè cerca di trovare un metodo oppure muori cercandolo o provando, nel senso che diventa chiaramente bisognerebbe mettere insieme le due cose in maniera un pochino più razionale. Comunque adesso abbiamo grandi tecnologie che ci permettono, questa è una review di pochi anni fa, di fare farmaci ed essere anche versatili nella preparazione, con idee, invenzioni e processi che portano dei grossi vantaggi. Uno dei grossi problemi, adesso parlando un po' più da chimico, è che per troppi anni il chimico organico si occupava solo del meccanismo di reazione ed era abbastanza ignorante, diciamo, nella catalisi. Assolutamente ignorante poi per quello che può essere i reattori per fare, cioè la macchina che può migliorare questa cinetica. Adesso tutte queste conoscenze, dato la spinta economica e ambientale, si sono unite e i risultati si vedono. Quindi grandi migliorie, noi utilizziamo a Torino tutte queste tecnologie per sperimentare e nuove tipologie di solventi, e soprattutto l'Università di Torino è un'università che ha maggiori contratti con l'industria. Abbiamo tantissimi rapporti, sia nel nostro dipartimento che nel dipartimento di chimica, con aziende farmaceutiche, alimentari, cosmetiche, eccetera. Le stesse aziende, cosa impensabile qualche anno fa, voi pensate che le 13 più grandi aziende farmaceutiche hanno unito le forze sul pre-competitive, cioè tutti quelli che sono i problemi che abbiamo tutti, quindi non sul nuovo farmaco ovviamente, ma sulla ricerca pre-competitiva, hanno fatto questo consorzio per lavorare tutti insieme, e quindi con i risultati, quindi tutto quello che è la sintesi parallela, produrre molti più modelli, molti lead farmaci. E qui faccio solo vedere un esempio delle cose che abbiamo fatto noi, in cui prima su scala laboratorio, in piccolo, le sintesi senza solvente, a secco, si miscelano su dei mulini con delle palline i prodotti,
e con il giusto catalizzatore, e quindi in scala molto piccola, poi più grande, per poi arrivare su questa scala che abbiamo, questa è la scala, per arrivare a fare dei prodotti. Abbiamo fatto un brevetto con la Bracco, che adesso è pubblico, quindi si può parlare, in cui la sintesi chiave di questo agente di contrasto, iopamidolo, è stata fatta solvent free, senza solvente, solamente con un profilo di impurezza decisamente migliorato. Quindi questo è un grosso passo avanti. Con la DSM, nella sintesi delle vitamine, abbiamo sintetizzato e brevettato dei nuovi catalizzatori con dei passaggi, specialmente in microonde, in cui a flusso, adesso qui non si vede la parte a flusso, perché produrre vitamina E, che si produce ormai in tutto il mondo, il discorso è di come si può produrre in Svizzera con i costi svizzeri, solo facendo questo grosso salto tecnologico. E questa è una foto del nostro laboratorio, e quindi anche con questo diversi carrier, questi sono dei carrier che abbiamo sintetizzato, e negli ultimi anni molto su queste, anche guardando quelle che sono le peculiarità del carbonio, del grafene, quindi ho iniziato prima con i nanotubi, dopodiché il grafene osseo, questo è un po' la prima, seconda, terza, adesso anche con i nanodiamanti. Le strutture sono ben note, noi andiamo a modificarne la superficie per dare certe caratteristiche. E quindi su queste strutture, proprio a base di carbonio, opportunamente, come dire, modificate o graftate, si fanno crescere le cellule, si vanno a differenziare le cellule, in particolare le cellule staminali, processi di adesione per ricostruire dei tessuti. Alcuni dei nostri sistemi del grafene ossidato e poi ridotto e modificato sono adesso in studio al Carlo Besta con un grosso indicazioni molto promettenti per la differenziazione delle cellule staminali. Noi abbiamo messo su un po' questa piattaforma tecnologica con altre aziende per andare a supplire un po' il gap che c'è tra l'università e l'industria. Quindi abbiamo una serie di macchinari pilota, come vedete qui, per poter fare delle cose a livello semi-industriale, a livello pilota, per fornire i quantitativi necessari per evitare quella fase. Altrimenti, tra l'università e l'industria ci andava qualcuno in mezzo che facesse il mezzo chilo di prodotto o i 50 grammi, 100 grammi. E queste sono tutte macchine che permettono di, questa è una studentessa nostra, questo è un decanter, separazione solido-liquido, evaporatori da 50 litri, essiccatori, separazione su membrana, questa è una tanica da 150 litri, ultra-micro, nanofiltrazione, filtri a sacco e quant'altro per avvicinarci un po'. Nell'ultima slide, siccome è facile presentare solo i successi, è bene anche ricordarci degli insuccessi e degli errori che non hanno fatto i chimici hanno fornito le molecole, ma che hanno poi capito cose di più. Quindi parliamo di grandi aziende che hanno dei meriti. Spesso l'azienda farmaceutica è sempre una nemica. Se non ci fosse stata l'azienda farmaceutica, è vero. La ricerca, se vedete però i bilanci delle aziende farmaceutiche, il bilancio allocato per la ricerca è comunque piccolo. Investono molto di più nella pubblicità dei loro prodotti, nella parte commerciale. Grünenthal, questo lo conosciamo tutti, è stato un disastro nel 1961. In America, fine anni 50, inizio anni 60, la talidomide ha fatto, ahimè, dei disastri, ovviamente era teratogena, e poi si è capito, i chimici poi hanno capito che ovviamente questa isomerizzazione, la S-talidomide era teratogena, quindi l'isomero nello spazio con una conformazione opposta a R era un buon sedativo. E purtroppo qui i dati che c'erano stati nella ricerca sugli animali non erano stati sufficienti, e quindi purtroppo è successo quel che è successo. La Bayer, anche la grande Bayer, nel 2001 ha dovuto ritirare questo LipoBuy, probabilmente vi ricordate, almeno 75 decessi per questa rabdomiolisi dovuta alla di questo ipocolesterolemizzante, e quindi un grosso colpo anche come immagine. Anche la Merck, ancora di più, perché la Merck nel 2004, questo era il farmaco di punta, cioè proprio il number one. I COXIB, questi inibitori del COX-2, ROF e COXIB, rischio cardiovascolare.
E ovviamente poi c'è stata una lunga indagine per andare a capire, fortunatamente in Italia è arrivata dopo, quindi in Italia si usava di più il celecoxib e il coxib e quindi non siamo stati così, però questi sono dati del nostro ministero e poi ovviamente è stata ritirata. I chimici hanno visto il perché, adesso qui non si vede bene, ma questo è il fatto, che all'aria si genera in presenza di ossigeno praticamente all'anidride maleica. Vedete, da questa struttura viene ossidato qui vediamo un lattone, forma l'anidride maleica e quindi questa è estremamente reattiva e quindi questo era chiamato anche commercialmente Vioxx, generava questa gamma idrossibutenolide e comunque ovviamente questo reagiva e dava dopo un anno e mezzo di terapia, dei gravissimi scompensi. In conclusione, la scoperta è, come dice qui, è vedere quello che tutti vedono, perché guardando all'orizzonte, ma pensare quello che nessuno aveva insomma, pensato prima. Volevo concludere con un altro grande chimico e farmacista, torinese, ma tuttolo, era un uomo di scienza, avremo tutti questa opportunità, da poco prima di Natale, per 2 mesi, avremo questa mostra commemorativa, questo chimico insigne, storico, maestro educatore, Icilio Guaresti, a 100 anni dalla sua morte, alla Biblioteca Nazionale Universitaria in Piazza Carlo Alberto, ci sarà questa mostra con degli eventi, con tutta una serie di iniziative. Per concludere direi questo, la scienza è democrazia, la scienza è a volte si sente la scienza non è, la scienza è assolutamente democratica, perché se la scienza è onesta, la scienza è democratica e quindi bisogna imporre certe scelte quando la scienza dà certe evidenze e quindi non è mancanza di libertà. E il buon senso, se non tutti hanno buon senso e qualcuno deve imporlo questo buon senso, quindi la scienza è assolutamente democratica. E con questo concluso vi ringrazio per l'attenzione. Allora, penso che si sia materia di osservazioni e interventi. Comunque grazie per tutti questi stimoli. Se ci sono interventi, prego. Grazie. Innanzitutto complimenti per l'esposizione. Io volevo fare una domanda molto semplice perché il professore ne ha fatto cenno in alcuni punti del fatto che esistono dei prodotti che non rispondono a delle caratteristiche oggettive. Per chi non è dentro ai lavori, esiste qualche sistema semplice per andare a individuare quali sono i prodotti veri che danno dei benefici dai prodotti invece che non danno benefici? L'esposizione che è stata fatta ha messo in evidenza tutta una serie di formule e di ragionamenti. Peraltro io mi trovo onestamente un pochettino in difficoltà e chiedevo se esisteva qualche sistema molto semplice e comprensibile anche a uno che nelle superiori prendeva la sufficienza solo all'ultimo trimestre. Grazie. Ma indubbiamente non bisogna così fidarsi della prima informazione che uno legge su internet, è chiaro, quella è la prima cosa, ci sono molta disinformazione e quindi se uno seleziona un sito deve essere un sito ufficiale. Io mi fido dei siti del Ministero, i siti dell'AIFA, il sito dell'EMA, dove ci sono delle responsabilità oggettive, per cui se non c'è un'informazione attenta, comprovata, non vengono inseriti. Purtroppo il giornalista deve fare innanzitutto spettacolo e audience,
Voi pensate solamente cosa succede, cioè, e parliamo già di un giornalismo, diciamo, che guarda ai diritti, al, al benessere, e quello delle Iene. Se voi vedete i due servizi televisivi dove le Iene hanno trattato il caso Stamina, cellule staminali, e il signor dottor Vannoni, che non è un medico, è disarmante, perché erano, sembrava il paladino, e sembrava che il medico che faceva seriamente il suo lavoro non rispettasse le richieste, chiaramente comprensibili, di un genitore che ha un bimbo che sta morendo, ma non era certo quella delle staminali di Vannoni. Le cellule staminali, io non sono un medico e non sono neanche un biologo, ma per quello che vedo hanno delle potenzialità, e già i risultati sono documentati dalla letteratura, ma nelle mani di equip esperte, perché purtroppo la differenziazione cellulare può andare in una direzione che non è quella. Quindi purtroppo anche le trasmissioni televisive non sempre colgono un po' la sensazione del momento, quello che la gente vuole sentirsi dire. Purtroppo ci sono delle risposte, bisogna essere onesti. Io prima ho iniziato con l'Alzheimer, mentre in altre patologie neurodegenerative ci sono degli interessantissimi risultati molto estremamente promettenti, sull'Alzheimer ad oggi la situazione, e se un ricercatore vuol fare un progetto di ricerca non va più a farlo, non fa un proposal, un progetto europeo sull'Alzheimer, dove sai che hai perché si, anche la stessa comunità scientifica si è un po' spostata, perché abbiamo tante emergenze, non c'è solo quella, e non ultima quella dell'antibiotico resistenza, che è un problema assolutamente serio. Quindi la risposta è i siti autorizzati a, a dire qualche cosa in merito. E no, purtroppo i motori di ricerca, più uno ha followers e Google ti mette su in alto, e quindi il primo sito che vedi era quello che più la sparata grossa, e più, cioè, vediamo, cioè, il grande Feltri in questi ultimi due anni ne sta sparando dei, dei turpiloqui incredibili, ma e vende più giornali, più la dice grossa e più vende giornali. Quindi se voi, non è uno stupido, però ha capito che il mezzo di comunicazione, e se andate su internet, Feltri ha un numero di followers incredibile, perché vanno a sentire cosa, chi è attaccato quel giorno, e con il modo con cui lo fa, che è molto colorito, ecco. Quindi bisogna fare molta attenzione su questo, selezionare e poi leggere. Il grosso problema è che in Italia non si legge più. E quindi in un paese in cui non si legge, è chiaro che dove arriva l'informazione? Sicuramente la televisione, ma adesso anche la televisione è molto meno seguita. Quindi social media, vedete tutti questi ragazzi, ma anche chi non è più un ragazzo, le informazioni le abbiamo dal cellulare e quindi dalla rete. E la rete contiene un po' di tutto, quindi io ho esordito con information and misinformation, perché purtroppo c'è molta disinformazione, però ci sono altrettanto tanti mezzi, e uno può contattare, a noi spesso capita, come a tutti i docenti universitari, di ricevere anche la mail che non è di un addetto ai lavori, però in genere nei limiti del possibile, nei tempi, si dà una risposta, quindi questo è un po' il commento. Una domanda di carattere tecnico. Io, su consiglio della cardiologa, prendo la digitale, che ne prendo mezza pastiglia da 0,125 milligrammi. Allora, la mia domanda, io sono sostanzialmente un tecnico, come si fa a fare in modo che in quella pastiglia ci sia esattamente 0,125 milligrammi, cioè un ottavo di milligrammo? No. Sì, sì. Lei ci ha fatto vedere delle macchine che forse sono eccezionali, che noi sono sconosciute, ma la domanda è proprio questa. Sì. Come si riesce a fare in modo che in quella pastiglia, che è già microscopica ma che pesa molto di più di un milligrammo, ci sia 0,125 milligrammi? Su questo si può garantire, anche che la digitale, il confine tra veleno e farmaco è sottile. Sì, 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 certo, certo. No, ma su questo, sulle diluizioni a seguire, può essere assolutamente certo che la concentrazione sia quello. Questo, diciamo, è una tecnologia acquisita da tanti anni. Quindi su questo, sul dosaggio farmaceutico, può stare assolutamente certo. No, sulla diluizione successiva. È chiaro che uno non può pesare
un ottavo di milligrammo, ma sono delle sostanze dilute. E poi in spray dry si, ovviamente si sanno i quantitativi ed è estremamente omogeneo, quindi su questo l'industria farmaceutica e quella italiana in particolare ha, specialmente nella formulazione e nel packaging, una tecnologia elevatissima. Abbiamo in Italia gli impianti più moderni al mondo, ne ho visitato uno a Latina, della Janssen CILAG, tutto robotizzato, dove ci sono dei livelli tecnologici, quindi questo assolutamente è un problema su cui lei può stare assolutamente certo. Che poi c'era il collega Predazzi. Preside Predazzi. Grazie della bellissima panoramica che ci hai fatto. Mi hai fatto venire in mente che quando, ai tempi in cui la radioattività, io mi ricordo benissimo le bottiglie che erano acqua radioattiva e che quindi facevano bene, ma ai tempi in cui non c'ero ancora neanche io, esisteva subito dopo la scoperta della radioattività per esempio una cosa chiamata il podometro, col quale nei negozi chic di calzature, soprattutto le signore che dovevano chiaramente vestiti lunghi eccetera eccetera, mettevano il loro piedino, si prendevano questa vampata di radioattività e soprattutto se le prendevano i commessi, che disegnava perfettamente la pianta del piede, si chiamava podometro. Però in realtà non l'avrei detto, ma mi ha fatto venire in mente quello che dicevi sui siti, e recentemente ho incontrato un sito che è fatto apposta per denunciare le bufale, che si chiama butac, butac.it, e andarlo a vedere è interessante perché appunto dà tutta una panoramica di bufale. Sì, sì. Qualcuna di quelle che tu hai ricordato, sì, sì, ma tante altre. Il problema è che anche le aziende, cioè l'unica azienda che ha fatto una controazione forte è la Ferrero. Quando c'è stata la campagna denigratoria con l'olio di palma, è uscita allo scoperto. Io devo usarlo l'olio di palma. La mia Nutella contiene olio di palma. L'olio di palma non è un veleno. L'olio di palma contiene un 38-40% di acido oleico, che è quello che c'è anche... Poi indubbiamente ha dei saturi. Ma allora togliamo il burro, togliamo tutto il resto. Cioè, non ha assolutamente... Lo producono loro, non vanno a fare... a disboscare foreste. Sono produttori, seguono la produzione dal punto di vista anche dei... Quindi sono andati allo scoperto. La usiamo ed è sana. Non usiamo il seme, non c'è dell'olio di palmisto nel nostro olio di palma, è un prodotto fatto a freddo di altissima qualità, ma devi uscire a volte. Chiaramente la forza di Ferrero l'ha potuto fare e la Nutella non ha avuto alcun contraccolpo, però è pazzesco che specialmente la Coop sia uscita tutte le confezioni, cioè senza olio di palma, e poi andate a vedere negli ingredienti c'era l'olio di cocco, che è un livello decisamente inferiore dell'olio di palma. Quindi sull'olio di palma ci sono degli aspetti etici legati, chiaro, al disboscamento per mettere piantagioni, ed è un altro discorso. Ma la stessa cosa quando c'è stato il boom della margarina. La margarina fortunatamente non ha dato grossi effetti, questi ovviamente gli acidi grassi cis e trans idrogenati. In Italia si è sempre usato ancora il burro, ma nei paesi anglosassoni la margarina, e lì quello è stato un grosso problema, tant'è che sul Time era poi comparso butter is better della margarina, e quindi ormai la margarina è quasi scomparsa, perché l'idrogenazione dei grassi dava l'isomerizzazione, e questo è un grosso problema indubbiamente. Quindi questo però ecco, bisogna fare attenzione e sottolineare questi siti, no? E poi andrò a cercarmi il podometro. Vice Fubini. Splendida conferenza. Grazie Don Carlo. Senti, una domanda grossa e generale. Tu finisci con Science and Democracy, d'accordissimo. Però io conosco purtroppo molte persone che non si può dire che non siano democratiche, ma che vedono Big Pharma come il nemico maggiore. E se io gli cerco di convincerli, mi dicono comunque le ricerche scientifiche sono pagate dagli industriali, quindi loro ti fanno di quel che vogliono, non ci credo, fino ai Novax, eccetera. Poi sono gli stessi
che usano i farmaci omeopatici, che purtroppo sono venduti dappertutto. Allora, cosa si può fare però? Con gente che poi ti dice qualcosa, per esempio sui vaccini, sul rischio dei vaccini e il rischio di non vaccinarsi, e ti dicono: ah, ma quella è statistica, come se la statistica facesse parte di questa enclave a cui noi apparteniamo, di cui non si fidano più. No. E quindi l'enclave, tutto quel che noi diciamo non serve più. E questo è, dobbiamo pensare a quell'altro mondo, perché siamo una minoranza. No, questo è verissimo, e la comunicazione anche sui social aiuta in questo, perché siccome i giovani seguono principalmente queste fonti di informazione, queste conferenze che appunto sono molto visualizzate probabilmente possono essere anche un messaggio positivo. Tutte le aziende devono fare business. Abbiamo visto anche l'affidabilità dell'industria automobilistica tedesca, cosa ha fatto con i diesel e le menzogne. Quindi tutte le aziende si muovono sempre, certi big manager che hanno i loro obiettivi si muovono così, per cui anche il farmaceutico ovviamente ha fatto, ma né più né meno di qualsiasi altra azienda. Ci sono aziende serie e aziende meno serie, questo bisogna dirlo, ma l'impatto di un insuccesso, l'impatto del proprio mediatico, cioè quando Bayer e Merck hanno avuto quei contraccolpi, immediatamente le azioni in borsa e tutto, cioè è chiaro che sono molto attenti. Purtroppo i limiti, i vincoli per un nuovo farmaco sono tali e tanti, in cui bisogna dire questo: abbiamo tanti farmaci efficaci e più sicuri che non diventano farmaci. Perché non diventano farmaci? Perché o è un farmaco che va proprio a colpire una patologia che non ha un rimedio, oppure tu fai concorrenza al tuo farmaco stesso, entrare sul mercato, hai degli investimenti in ricerca preclinica, clinica, per cui arrivi magari, se non hai alternative non vai avanti. Quindi abbiamo tanti farmaci efficaci nel cassetto. Il grosso salto di qualità è poi stato tecnologico, come rendere più biodisponibile un farmaco. Negli ultimi 20 anni sono stati passi da gigante, la stessa molecola molto più biodisponibile perché veicolata molto meglio. Lì c'è stato un enorme salto di qualità. Però indubbiamente solo coi numeri, secondo me, si può, perché se il confronto è di tipo politico, ideologico, non ne vieni a capo. Chi non vuol sentire non ti sente e quindi non puoi. Però di nuovo, quando io vedo quelli puristi che mangiano solo certe cose, che hanno certe caratteristiche, e poi si bevono la Coca-Cola, no? E quindi capisci che vai a fare l'analisi dell'alluminio presente, dove hai dell'acido ortofosforico in una lattina, e però c'è picogrammi di alluminio in un vaccino o decimi di picogrammo, e poi quindi ci sono dei controsensi. Però in tutto e tutti, nell'era in cui questi ragazzi vanno a farsi i selfie su e rischiano di morire per fare un selfie parte, noi facciamo delle cose forse anche più pericolose, non per il selfie ma perché ci lanciavamo con le biciclette in discesa senza pensare, quindi quando si è giovani si fanno queste cose. L'informazione deve essere anche un po' meno monitorata, e laddove ci siano dei siti che siano veramente, e questo la polizia postale lo fa, e come, solo che esplodono, perché poi dietro c'è un discorso commerciale. Questo pseudo guaritore che vediamo sulle televisioni private, pensavo fosse scomparso, invece è riapparso, non mi ricordo il nome perché mi sta talmente... Ma ce ne sono di più di uno. No, ma questo qui, che le Iene avevano fatto una trasmissione, questo scappava via quando volevano intervistarlo, questo come vivere fino a 120 anni e poi ti vendi i suoi prodotti, questo che non è né un medico, né un nutrizionista, né niente, è un giornalista pseudoscientifico che fa il suo business, questi sono dei truffatori. E allora lì devi anche intervenire dal punto di vista normativo, legislativo, e bloccare certe iniziative. Diventa un pericolo, indubbiamente, però la tutela deve essere in particolare per i minori e per i bambini. Se ci sono dei genitori che hanno delle idee strane sull'alimentazione, eccetera, un bambino deve essere affidato a quello che sono le indicazioni di un nutrizionista che lo fa crescere in maniera armonica. Poi a 18 anni, quando è adulto, faccia le sue scelte. Ma quanti problemi negli anziani di sarcopenia? Quanti anziani abbiamo dei mesi? Quanti anziani che hanno... Perché non mangiano
mangiano molto meno proteine, mangiano tanti dolcini, non man- e carenza di proteine, una volta che li va a integrare con aminoacidi, con proteine, questi riescono di nuovo, o magari, magari è vero, si dà anche magari un anabolizzante se questo ha avuto un intervento chirurgico, non è un, e questo si riprende, recupera l'azoto, recupera, quindi la nutrizione, noi siamo fatti ciò che mangiamo, e queste diete o queste cose vanno bene se tu lo fai su te stesso, ma un bambino che arriva denutrito a Regina Margherita, perché i genitori hanno, questo bimbo va tutelato dal servizio pubblico, perché purtroppo in balia, ma in buona fede, perché questi certo vogliono il bene del loro figlio, però purtroppo questi credi, no? Io definisco sempre l'omeopatia, è la laicizzazione del miracolo. Chi va a Lourdes crede nel miracolo e guarisce, perché mette in moto una serie di meccanismi endogeni, e se tu credi nella terapia, come crede nel medico, il rapporto col medico è qualcosa, un altro medico con la stessa terapia non ha la stessa efficacia, e qui ci sono dei medici in sala che possono dirlo molto meglio di quello dico io, per cui credi, ma è la laicizzazione del miracolo, per cui benissimo, ci credo, ma i numeri non ci sono, e i numeri non ci sono, poi noi la insegniamo perché esiste sul mercato, bisogna sapere come si fa, ma quando io introduco, no, sai, il discorso della succussione, le prove di Montagnier che sono state ovviamente confutate, smentite, era che ovviamente se tu nell'aria hai del pulviscolo, hai un rapporto ovviamente nella soluzione, cioè cambia la solubilità dei gas anche, fai, ripeti 20 volte questa succussione, cambia la composizione perché un po' aumenta la concentrazione di azoto, cioè un po' il pulviscolo, una cosa e l'altra, ma acqua era e acqua rimane, cioè, quindi acqua e zucchero, e tu paghi acqua e zucchero al prezzo del... Però se ci credi e sei anche un malato immaginario che benissimo, insomma, eviti di rovinarti, devi prendere qualcosa, meglio. Però non è ideologico. Il problema è che spesso in Italia sono i guelfi e i ghibellini, e non è così, non è una guerra di religione, è una guerra di numeri. Allora, abbiamo delle evidenze o non le abbiamo? Se le abbiamo sarei contentissimo di potermi curare con un non farmaco, ma adesso vedete il non sapone, zero qui, zero là, zero su, ma se non hai la dose non hai l'effetto. Purtroppo c'è quest'altra cosa, e probabilmente di nuovo parlo un po' al posto dei medici che abbiamo in sala, ma il dire che il farmaco, ma siamo direttamente interessati anche noi come dipartimento, il farmaco a dosi più basse non è più, cioè riduce, quindi chi si fa la dose? La dose è quella di un farmaco, di un antibiotico, di qualsiasi altro farmaco. Il cambiare la dose per ridurre gli effetti collaterali, rimangono gli effetti collaterali e non è più efficace, e quindi è proprio una delle cose che sicuramente sia il farmacista che i medici devono sforzarsi per sottolineare più volte. Prego. No, c'era Barney prima. Sì, Barney. Forse chi è che ha chiesto? Dove lo passo? Ah, te, lasciami. Grazie. Ciao. Quando uscirò da quella porta sarò arricchito, e arricchito in particolare nell'ottimismo che hai saputo trasmetterci. Quindi a un ottimista pongo questa domanda. C'è tanto pessimismo nei confronti di quello che succederà nei prossimi anni, grazie o a causa del progresso telematico, informatico, robotico e di questo tipo. Io in tutto quello che hai detto e ci hai fatto vedere, ho visto che ci sarà sempre lavoro per tutti. Ma penso a quegli impianti pilota, chi li fa? Chi li progetta? Chi li riparerà? Chi farà la ricerca per migliorarli? Insomma, sono tutte offerte di lavoro nuovo che vengono fuori. Insomma, il computer digitale che farà il farmaco non c'è. Adesso c'è quello che fa il tailleur con la stampa digitale, però quello che farà il farmaco non arriverà mai. Cioè, saranno ausili che staranno dietro le quinte, come la modellistica, sì, la teoria, sì. Però diciamo ci sarà sempre molto lavoro per tutti. No, assolutamente, anche perché
e di nuovo non è il compito del chimico, ma per quello che vedo in tanti ambiti della medicina sono stati fatti, grazie anche a tante molecole importanti, grossi passi avanti, ma in altri ambiti, non conoscendo i meccanismi metabolici intrinseci, brancoliamo ancora nel buio. Cioè, non so se in sala c'è uno psichiatra, ma in psichiatria si va ancora a tentativi, e perché uno diventa schizofrenico, sì, ci sono, ma c'è ancora tantissimo da capire, da studiare, e da vedere, quindi anche proprio dal punto di vista, poi diagnosticamente ci sono dei grossi passi avanti, ma indubbiamente poi la molecola che possa servire è ancora qualcosa. Il percorso è quello, il futuro è quello della medicina personalizzata legata a quello che è il tuo genoma, quindi gli studi, c'è questo dilagare adesso di test genetici per capire quali sono i tuoi fattori di rischio, sono dei fattori, delle percentuali, non è matematica, qui, cioè sono dei numeri che ti danno un indice di rischio in un certo ambito. Però indubbiamente lo stesso farmaco, la stessa terapia a persone diverse ha spesso, diciamo stare l'antibiotico, perché è un discorso che non colpisce noi ma colpisce il microorganismo, ma laddove si va su un processo metabolico ci sono delle differenze in te, per cui è chiaro che la genomica darà grosse risposte, e vediamo i farmaci biotecnologici. Adesso le grandi novità sono quasi tutte, ma questo non toglie il lavoro al chimico, perché comunque la produzione biotecnologica richiede poi tutta la purificazione, l'isolamento, l'analisi. Però se un microorganismo produce meglio un farmaco, perché, cioè, non è una competizione, anzi bisogna, adesso ci sono il Tassolo, che l'anti, insomma, il Taxotere, il Paclitaxel, l'analogo Bristol Myers Squibb e Rompulan Rorer, hanno il Tassolo, noto come Tassolo, l'antitumorale che tutti i centri oncologici hanno. Fino all'anno scorso una grande azienda italiana era leader al mondo e tuttora lo rimane, insomma, tagliando, potando le foglie del Taxus baccata o del Taxus himalayana, principalmente arrivano tutti dall'Himalaya, si estrae la decetilbaccatina terza e poi nell'industria si attacca questa catena isoserinica e si fa il Tassolo, il Paclitaxel. Sono riusciti dopo tanti e tanti tentativi adesso a farlo con le culture cellulari della pianta stessa, perché la molecola completa sta nella corteccia, ma 30 anni fa hanno disboscato tutta una foresta in California, dove c'erano questi tasso del Pacifico, e la pianta muore, quindi non puoi decorticare, ma l'evoluzione è stata nel trovare una via alternativa, e adesso chiaramente l'Indena, che produce tramite il precursore, andando a potare la pianta, si trova, chiaro, a competere con un processo che per 20 anni, e l'hanno tentato anche loro, proprio le cellule vegetali che producono, ovviamente geneticamente modificate, e vai a produrre la molecola, la pianta stessa te la produce. Quindi penso che sia la genetica che le scoperte dal punto di vista della produzione di molecole, di lieviti, batteri, funghi e cellule vegetali sia un grossissimo potenziale. Nei prossimi 10 anni ci saranno molte altre evidenze in tal senso, e quindi ottimisti, ci saranno nuovi lavori, ma noi, e così teniamo la mente impegnata a cercare di star dietro all'evoluzione. Prego. Primo, ringraziandoti molto della conferenza, volevo chiederti una cosa, una curiosità che mi è venuta da una frase, da un capitolo che hai svolto. Quando un chimico, diciamo farmaceutico, è incaricato oppure ha scelto volontariamente di sintetizzare un farmaco o eventualmente di modificarne la struttura per renderlo più efficace, eccetera, io non so assolutamente, mi piacerebbe sapere, lui sa o è informato o deve sapere in qualche modo qual è l'animale su cui verrà sperimentato? Perché, voglio dire, oppure questo fenomeno e questo aspetto è gestito da un altro pool di ricercatori, perché in realtà il metabolismo di un farmaco varia a seconda che, per adesso, l'animale
è ancora la food and drug, insomma, sceglie ancora la sperimentazione animale nonostante sì. molti inviti alle colture cellulari. Però insomma, il metabolismo di un farmaco è in un ratto, in una cavia, in un cane o in una scimmia, chiaramente ha. Allora, chi lo sintetizza ha una specie di preinformazione oppure la cosa è devoluta a qualcun altro? Io proprio non so. Devoluta, sì, però sulla base di quelle informazioni si va su quella sintesi, chiaramente. Negli ultimi anni comunque le culture cellulari hanno... Cioè, anche perché è sempre più difficile avere il comitato E, cioè poter sperimentare anche solo sui topi richiede dei tempi, quindi comunque noi recentemente ci siamo trovati in un grosso progetto di sperimentazione di un farmaco noto, comune, abbiamo un contratto con il Dipartimento in cui noi abbiamo un ruolo abbastanza importante, una molecola, un orphan drug che agisce sulla SLA. E ha un incredibile effetto, orphan drug, perché prima è un acido biliare, l'acido tauro-urso desossicolico, che è una roba comunissima, non tossica, lo produce il nostro corpo. Ecco, la cosa che ho scoperto è che esistono dei modelli cellulari che ti permettono di vedere se riesci a passare la barriera metoencefalica, modelli che non pensavo che esistesse una cosa, pensavo di lo misuri solo in vivo, e invece, quindi sicuramente anche i modelli cellulari hanno fatto un grosso salto avanti. L'animale è insostituibile per quanto se ne dica, il lavoro è grosso di team, parte molto dal... Prima si fa questo screening, insomma, la combinatoria alchemica aveva dato modelli, migliaia di lead che poi vengono selezionati. Si è visto che da un farmaco a una struttura vegetale c'è una percentuale maggiore di successo. Tuttora gli antitumorali, metà degli antitumorali hanno un'origine naturale o poi sono prodotti magari per semisintesi o per sintesi, ma hanno un'origine naturale. Quindi dalla natura ci sono ancora tantissime molecole, perché se una molecola è frutto di di un'evoluzione c'è un perché. Noi immaginare una molecola che possa, cioè a tavolino è molto più difficile, quindi secondo me a scuola dalla natura bisogna sempre andare. Se una pianta si difende in un certo modo, un batterio, è perché dietro ci sono milioni di anni di evoluzione. Quindi io ritengo che, ma non sono io, sono quello che dice la letteratura, dalla natura possiamo ancora avere molto, tantissimo, che sono molte di più le molecole che ancora non conosciamo. Immaginiamo tutti i microrganismi marini, no? Cioè, sappiamo nulla, quindi sappiamo di più sulle piante più evolute, ma ci sono ancora tantissime molecole disponibili da testare. E poi è un lavoro di equipe. Ormai cioè, in tutti i gruppi di ricerca ci sono queste contaminazioni, cioè devi lavorare col medico, col biologo, col genetista magari, con l'ingegnere, se vuoi fare grossi progetti europei, in questo progetto grosso ci sono 14 centri in Europa dove hanno reclutato 520 pazienti per la SLA a vari livelli, e metti perché devi dare i numeri, ecco, altri non devono dare i numeri, noi dobbiamo dare i numeri perché possa avere un mercato specifico, e l'azienda italiana che ovviamente che ha avuto questo orphan drug dall'EMA per 10 anni è l'unica che potrà vendere questo farmaco per questa indicazione specifica. Ovviamente stiamo lavorando già sugli analoghi strutturali, perché ovviamente a questo punto devi andare a giorare, perché se ne trovi uno che funziona meglio non lo vendi a, come questo è un farmaco che costa veramente poco, e lo puoi vendere indubbiamente magari durante il brevetto 100 volte più caro. Queste sono un po' le regole. I biotecnologici andranno anche a soppiare. Le statine saranno il farmaco per i poveri, per il colesterolo, e il biotecnologico sarà quello in una prima fase dei ricchi. Poi diventerà anche quello, poi diventerà off patent. Adesso tutti i biosimilari, anche qui a Settimo alla Holon, hanno in pista 3-4 biosimilari, perché poi diventa fuori brevetto e quindi tutti lo possono fare. Quindi i biotecnologici ormai sono anche a basso costo. Per quanto riguarda i farmaci, la sperimentazione, proprio per quei motivi che dici tu, che i metabolismi sono differenti, si deve fare, almeno in Italia, su 3 animali, il ratto, la cavia e il coniglio. Prima si faceva il cane, però il cane è stato eliminato per problemi degli animalisti.
E si deve fare questo perché se tu ricordi bene le amine aromatiche che danno cancro alla vescica, lo davano solamente nel cane, ma non lo davano negli altri animali. Quindi queste cose qua sono cose che si fanno. E in alcune però purtroppo si deve usare anche la scimmia ancora, perché sai, si avvicina di più all'uomo e poi si passa a sperimentare sull'uomo. E anche qua molte volte si fallisce, è dell'esempio della talidomide che è stata rivalutata perché, se sapete, oggi viene utilizzata per curare il mieloma e quindi anche i derivati del, nuovi del, della talidomide. Poi io storicamente, nella vecchia avevo un interesse di storia della medicina e diceva già il mio maestro che hanno fatto più i chimici che i medici. Però molti medici sono interessati di chimica, specialmente nell'Ottocento, visto Ehrlich con tutti i, i morti che ha fatto col Salvarsan, più della guerra mondiale, della prima guerra mondiale. Sono cose che capitano purtroppo nell'ambito della sperimentazione, perché le cose a posteriori non è che si possono. Ora, storicamente vorrei dire che Sobrero si è interessato anche di medicina. Perché ha utilizzato il sobrenolo, è stato dato il nome proprio a questo farmaco in suo onore, e che io ho sperimentato già negli anni 70, sia per aerosol che per iniezioni, perché si usava per le bronchiti. Certo. Quindi praticamente lui della nitroglicerina non lo sapeva e combinava guai perché gli è scoppiata anche in mano. E però per altri problemi di medicina è lo stesso Piria. Volevo dire questo, ho letto la storia di Piria proprio facendo la storia tra napoletani e torinesi, che in realtà lui anche a Torino si è molto interessato della chimica applicata alla medicina, tant'è vero che tutti i suoi allievi, Mazza e poi il tuo maestro, insomma, vengono dalla scuola di Piria. Quindi volevo solo dire questo. Grazie. Un altro problema, se lei mi sa rispondere, all'Accademia di Medicina ho ascoltato una conferenza sulla vitamina E e se ne fanno tonnellate. Un periodo era l'anticancro per eccellenza e che cosa ha detto questo signore? Che non so, adesso mi ricordo bene, se quello sintetico in realtà non è come quello naturale, perché c'è una specie di someria proprio leggera che lo rende inefficace. Quindi perché diamo questa vitamina E non naturale? No, è che quella naturale è una miscela di tocoferoli e quindi invece quella sintetica ovviamente è un'unica molecola. Però se io ho quella molecola, l'alfa tocoferile acetato è quello. Teniamo presente che poi c'è un grossissimo uso non alimentare, l'industria cosmetica, cioè la vitamina E è anche un conservante, quindi c'è un grossissimo uso e i costi poi fanno la differenza, perché c'è proprio quello. Comunque la nitroglicerina, la più grande azienda che produce nitroglicerina, che chiaramente è potenzialmente esplosiva, è in Italia, e in Italia c'è stata negli anni 30, quello che io a volte sento in giro, no? Perché c'è questa, ma non moda, ma la flow chemistry, la chimica a flusso, non più in un reattore ma tutto a flusso. Questa azienda italiana negli anni 30 ha fatto il primo impianto di produzione di nitroglicerina a flusso e negli anni 60 ha fatto il primo impianto di nitroglicerina comandato a distanza, quindi non c'erano più gli operai che stavano davanti alla nitroglicerina. Questa azienda tuttora lavora, originalmente si chiamava proprio Dinamite, Dynamite, e adesso l'azienda si chiama Di Pharma in Lombardia, che produce ancora nitroglicerina, poi ha tutta una serie di altri prodotti in cui la tecnologia ha permesso anche di produrre nitroglicerina in totale sicurezza, perché nel reattore in quell'istante ci sono 200 millilitri di RO, quindi quei 200 millilitri non può succedere. Se tu hai un reattore di nitroglicerina che ne ha 10 metri cubi, se succede qualcosa è devastante. Quindi la tecnologia non solo, ma ti dà grosse opportunità. Cioè, perché in Italia non si fa più la Panda? Perché noi dobbiamo fare le auto di altissimo livello, se vuoi, perché altrimenti il costo del lavoro, le difficoltà che abbiamo qui, quindi solo con la tecnologia possiamo. Però quest'anno, al mese di giugno, luglio, tra giugno e luglio, l'Italia
ha superato la Germania come mole e come business la produzione di farmaci. Quindi l'Italia in Europa è il primo produttore e la prima voce di export del nostro paese. Quindi se uno va sul sito del Sole 24 Ore uno si immagina, quando lo dice, ah ma no, ma c'è il food, c'è il... No, è il farmaco. Solo che non abbiamo ricerca o pochissima ricerca e la produzione è fondamentalmente di generici o conto terzi, un conto custom synthesis per grandi aziende. Tutte le grandi aziende producono in Italia. Abbiamo 130.000 addetti ed è la prima voce di Expo. Negli Stati Uniti è aumentato del 60%, perché le aziende italiane che lavorano in JMP pagano di tasca loro l'ispezione FDA e questo dimostra la qualità, l'efficienza e quindi il lavoro. Se lavori bene poi sei premiato e questo è un fatto positivo in un mercato, in una situazione non facile, anche occupazionale. Questo è un settore in grossa espansione. Aver superato la Germania 10 anni fa era una roba impensabile. Oggi l'Italia produce quantitativamente e probabilmente anche qualitativamente, anche il rapporto qualità-prezzo, e ha superato la mole, il business, il turnover annuale della Germania. Quindi forza Italia. Io penso che ti possiamo ringraziare. Benissimo. Grazie. Arrivederci.